Allora, DS Sfredda, una squadra costruita con dovizia di particolare per essere protagonista di questo campionato. Assolutamente sì, non ci possiamo nascondere. Da qui a dire che vinceremo noi il campionato ce ne passa, però siamo una squadra, un team importante come lo è altre squadre, però noi siamo consapevoli e convinti di ciò che abbiamo fatto. Grazie alla società che ha investito, fatto investimenti importanti, abbiamo scelto secondo me sì, giocatori che hanno un passato importante, però sono dei ragazzi eccezionali. Dicevamo appunto un campionato dove la Maceratese vuol primeggiare, un campionato d'eccellenza dove praticamente domenica in domenica ci saranno derby. Ma sì, già da domenica in Coppa si inizia col botto, andiamo in quel di Civitanova dove incontreremo una squadra importante anche lì, con dei giocatori importanti, è un derby sentitissimo che ha fatto la storia di questi due club, andremo giù a giocarcela, poi vincerà il migliore. Allora, mister Lattanzi, un ritorno a casa, la carriera appunto da giocatore è partita dalla Maceratese, da lì poi tanta strada fino ad arrivare al Milan ed ora ritorni a Macerata da allenatore. Sì, come dicevo prima, insomma, per me è molto emozionante essere qua oggi. È un motivo di grande orgoglio perché sono appunto di Macerata, sono stato tifoso della Maceratese e sono stato calciatore della Maceratese anche. Quindi sono stato in questa sala alle presentazioni precedenti, ma da allenatore, da calciatore, ma da allenatore ora è veramente ancora più emozionante perché mi riempie poi di grossa responsabilità che devo avere verso questa società innanzitutto, ma poi innanzitutto verso, ma soprattutto verso i cittadini e i tifosi, perché so da cittadino maceratese cos'è la Maceratese appunto per chi è di Macerata. Quindi farò del mio meglio e metterò la mia esperienza, disponibilità, professionalità a disposizione di questa squadra per fare in modo, insomma, di regalare più successi possibili a questa squadra e soprattutto perché vorrei avvicinare più pubblico possibile e far divertire più pubblico possibile, insomma, a Macerata. Tornando alla rosa dei giocatori a disposizione, un attacco di primo ordine anche in difesa e soprattutto anche in porta con Gagliardini che praticamente ha giocato sempre in categorie superiori. Sì, abbiamo la società ha messo a disposizione mia, una rosa importante con giocatori importanti e anche insomma non solo in avanti come appunto dicevi te, ma anche nella zona di centrocampo dietro abbiamo sicuramente dei giocatori di grandi valori, ma è normale che sia così se vuoi cercare di primeggiare in questi campionati. Quindi ci sono dei giocatori importanti, ma come dicevo prima, il giocatore forte non dà comunque da solo garanzia di successo, poi assoluto. Dietro a questo ci deve essere un lavoro di equipe, quindi la squadra deve essere molto unita, la squadra deve avere umiltà e deve appunto cercare di affrontare tutti gli allenamenti per migliorarsi, cercando di alzare ogni giorno l'asticella e cercare di andare a prendere i successi poi che solo con la forza di un gruppo si può andare a prendere, perché con il singolo poi non si va sempre troppo lontano. Allora Emanuele, capitano di questa squadra, una squadra che è stata costruita e pronta per lottare per questo nuovo campionato. Sì, diciamo che la società ha fatto dei sforzi importanti, il direttore è stato bravo comunque a chiamare a sé, diciamo, giocatori e uomini importanti, quindi adesso i presupposti ci sono tutti, la palla passa a noi e chiaramente ne vincerà una sola, o come ho detto il campionato una sola, poi c'è la Coppa Italia o i playoff, comunque le strade sono, diciamo, massimo tre. Noi adesso stiamo lavorando sodo, abbiamo fatto tolta la prima tutta amichevole comunque con risultati positivi. È chiaro che l'amalgama la stiamo ancora cercando perché non è tutto già pronto, però ci faremo trovare sicuramente preparati alla prima uscita che è quella di domenica prossima a Civitanova. Ecco Emanuele, è un campionato questo d'eccellenza quest'anno con formazioni blasonate, potremmo dire una D2. Sì, diciamo che è più affascinante per il fatto che sono presenti diverse piazze comunque storiche, tra cui Macerata, Tolentino, Civitanova, Iesi per dirne alcune. Quindi sì, è un livello sicuramente più alto, ma lo era anche l'anno scorso comunque perché vedi che è stata decisa all'ultima giornata la vittoria, quindi sicuramente ci sarà da stringere i denti perché nessuno ti regalerà niente, noi chiaramente siamo una squadra attrezzata, però
per vincere chiaramente bisogna prima diventare squadra e lavorare sodo, perché a Maceratese soprattutto non regalerai nulla a nessuno. Ecco Emanuele, ritrovi diversi giocatori con cui hai giocato anche a Tolentino? Sì, ho trovato in ultimo, è arrivato Matteo, c'era Paolo con cui ho giocato anche l'anno scorso, altri ragazzi comunque li conoscevamo per aver affrontati in varie categorie, quindi diciamo che siamo partiti un po' più avvantaggiati da questo punto di vista, però ovviamente in campo è un altro discorso, quindi trovare la giusta quadratura per poter far sì che comunque l'obiettivo sia alla portata sin da subito.